Buonasera, buonasera, ben arrivati, bentornati in compagnia di Nautilus, il contenitore di Cusano Italia TV a forma di sommergibile, questo lo vedete, che sì, durante la settimana si inabissa per cercare informazioni all'interno dell'altra attualità che ci circonda e che ci accompagna quotidianamente e poi... Di venerdì riemerge per restituirvi questo racconto settimanale, appunto, che ruota attorno a tutte le principali notizie d'attualità, soprattutto quelle notizie magari passate sotto silenzio: mh, i grandi media non se ne sono occupati, le grandi testate non ne hanno scritto. Noi andiamo a riprendere queste notizie e riportarvelo, ovviamente, sul 264 del digitale terrestre per tenervi compagnia anche di venerdì sera, anche questo venerdì senza il direttore Gianluca Fabbi, credo che sia l'unico caso in cui in un momento di pandemia in cui tutti sono a confrontarsi con il Covid, lui si è preso la malaria forse perché non riesce a guarire, non guarirà mai forse da questo virus, no Gianluca io ovviamente ironizzo con te, noi sai il nostro rapporto, si basa principalmente sull'ironia e sul sarcasmo. Sbrigati a tornare perché è durissima. <ride> Adesso andiamo avanti, insomma, andiamo a eh, raccontarvi att attraverso questo format che poi questa settimana raddoppia perché Nautilus eh, diventa da un'ora, eh, arriva a due ore, ci dà solamente modo no, di andare ancora più nel dettaglio, ancora più nelle pieghe della stretta attualità di cui vi parliamo di settimana in settimana. Noi iniziamo. Questa nuova puntata, nuovo corso di Nautilus in versione eh, lunga parlando di smart working. Lo facciamo perché eh, c'è uno studio molto interessante che ha dato modo anche di riflettere, tra l'altro è stato ripreso dalle maggiori testate eh, nazionali, ho davanti a me un pezzo pubblicato sul sole 24 ore, nel 2021 lavoro da remoto per 7,2 milioni. Di lavoratori. Sono stati così tanti effettivamente eh, ad aver svolto la loro professione da remoto e la emergenza lo stato di emergenza finirà a marzo 2022 e ci si pone il problema. Il, lo smart working, il lavoro agile sarà istituzionalizzato farà parte delle nostre vite anche senza la pandemia e l'emergenza quanti lo vogliono e quanti invece preferiscono tornare in ufficio noi ne parliamo con il primo ospite di Nautilus che è il professor Sebastiano Fadda presidente di INAP che è l'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e buonasera professor Fadda buonasera lei buonasera Dunque professore, eh, eh, noi abbiamo. Sì, prego, prego professore. No, no, volevo chiedere quali punti vuole che mettiamo a fuoco in questa conversazione. Ah, certo, lei, lei fa bene a cercare di tracciare un perimetro perché evidentemente poi gli spunti sono tantissimi e il tempo eh. a disposizione è poco. Se lei è d'accordo, io direi di darci una mappa di riferimento, che è l'infografica sì. che voi stessi avete realizzato, no? Eh, sì, professore sì, certo. si parla come dicevamo nel 2021 circa un anno fa di più di 7 milioni di persone eh, in smart working praticamente un terzo della forza lavoro del nostro paese oggi queste persone vorrebbero continuare vorrebbero tornare eh, in ufficio vorrebbero mantenere una parte del loro lavoro a casa che cosa avete rilevato allora. Allora, sì, noi abbiamo fatto questa indagine da cui risultano i dati che lei ha citato, però vorrei fare subito una precisazione. Se lei guarda il nostro policy brief e anche i risultati di questa indagine, yeah. noi non usiamo mai il termine smart working, usiamo yeah. il termine lavoro da remoto o lavoro agile. Perché? perché la nostra indagine si è riferita a vedere le modalità di realizzazione e la percezione che i lavoratori hanno rispetto al lavoro da remoto. Il lavoro da remoto eh, non è lo smart working, il lavoro da remoto è una componente dello smart working. Lo smart working è una, diciamo, organizzazione smart del lavoro, è contempla tutta una serie di aspetti e sui quali noi non abbiamo neanche accertato la disponibilità, ma che fanno non coincidere ecco, la nozione di smart working con il lavoro da remoto. Perché? Perché ci sono tante altre cose. Il lavoro organizzato smartly, sì. eh, smartly eh, prevede tante altre cose. Mentre il lavoro agile prevede soltanto il fatto che le mansioni tax svolte prima nella sede del, dell'ufficio, nella sede dell'azienda, vengano svolte a casa, le stesse mansioni. Lo smart working, cioè l'organizzazione smart del lavoro, prevede invece che cambino molte cose in organizzazione del lavoro, che cambi uno. Il contenuto del lavoro, che si passi da un'esecuzione passiva con mansioni individuali a una nuova funzione dei gruppi di lavoro finalizzati al risultato piuttosto che all'adempimento di specifiche mansioni dettagliate. Secondo, che la riorganizzazione dei processi del, del lavoro eh, sia generata dall'introduzione di nuove tecnologie che cambiano i processi di produttività produzione sia di beni sia di servizi ma in particolare in servizi per esempio nella pubblica amministrazione cambino tutti gli iter burocratici vengano semplificati le nuove tecnologie più avanzate dall'intelligenza da artificiale la realtà aumentata il machine learning la connettività totale eccetera consentono veramente di Ottenere riorganizzando i processi produttivi contemporaneamente una migliore produttività del, 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 delle imprese, delle unità produttive e una migliore qualità del lavoro. Dentro questa complessa uh, riorganizzazione che riguarda anche la riorganizzazione degli spazi per esempio certo, non certo. più attribuiti alla scrivania del singolo individuo ma a funzioni da svolgere quindi con una combinazione di lavoro in presenza una parte allora, di allora professore la interrompo un secondo perché il distinguo che lei ha operato è assolutamente utilissimo però fa sorgere tante domande il nostro paese ha scelto di fare lavoro agile e non smart working, o non è in grado di fare smart working e si è dovuto adattare a fare lavoro agile? È no, chiara, la, la... è chiara <ride> allora, il nostro paese ha eh, subito la frustata della, della, della pandemia che ha costretto a remotizzare quanto più era possibile remotizzare sì. per mantenere eh, l'attività produttiva in esercizio e per mantenere i posti di lavoro. Sì. Questa possibilità ha aperto gli occhi, ci ha fatto dire allora è possibile che una parte del lavoro possa essere eh, svolta anche da remoto. da remoto. Vediamo quali sono i problemi, vediamo cosa, quali criticità si creano eccetera eccetera. E questo Va bene, è positivo, abbiamo scoperto che una parte del lavoro a remoto di cui eh, discuteremo è non solo possibile ma è anche apprezzata dai lavoratori, presenta molti vantaggi, anche molti vantaggi per le imprese, assieme ad alcune criticità. Ora il passaggio ulteriore da compiere è far sì che le possibilità aperte dalle nuove tecnologie vengano interamente sfruttate per avere una... Nuova organizzazione smart intelligente del lavoro che preveda tutta una serie di variazioni, sì. di cui una parte consiste proprio nell'esecuzione di eh, prestazioni lavorative da remoto. Ma questa è una parte di un complesso. Sì, sì, Comunque, è assolutamente... remoto. Ecco. sì no, dico è assolutamente interessante il discorso che ci ha fatto il professor Fadda per un motivo che magari attiene. In maniera particolare al mio ambito di interesse, professore, che è quello della filiera dell'istruzione, dove ritrovo veramente aderente il suo discorso, la sua riflessione, perché poi se lo riportassimo alla DAD e all'insegnamento, quello che lei ci ha detto è esattamente quello che è successo, cioè il professore all'improvviso in emergenza ha detto devo fare lezione, mi, mi sposto semplicemente davanti a una telecamera, no? Effettivamente la DAD o l'e-learning non è mettersi davanti a una telecamera, è usare slide, eh, test di autovalutazione, insomma tutti quei materiali che poi, come diceva lei, arricchiscono e... Fanno una differenza tra l'uno e l'altro quindi assolutamente interessante. Andiamo però a, a capire che cosa ci hanno detto sì. i lavoratori. Vorrebbero mantenere una, una quota del, del loro tempo, ovviamente, professionale da vivere in casa, professore? Sì, sì, certo. Noi abbiamo visto che ci sono uh, c'è un, 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 un circa il 60% dei lavoratori che eh, è disposto ad avere. Una quota della prestazione lavorativa, diciamo, svolta. Nella, nella propria casa Bene. o svolta a distanza per almeno eh, tre giorni alla settimana. Eh, questo significa che, insomma, eh, uno su quattro, eh, poi sono, come dice la nostra grafica, che Bene. qui eh, ho sotto, che vorrebbe continuare a svolgere la propria attività da remoto. Ecco, Bene. non interamente da remoto, no, insomma, due o tre volte a settimana. Ecco, due o tre volte a settimana. Questa è una disponibilità ottima. Se noi non avessimo questa disponibilità dei lavoratori, sarebbe molto difficile introdurre contro il desiderio dei lavoratori nuove organizzazioni de, de, del, del lavoro all'interno dell'impresa. Sì. Quindi questo è, è molto positivo. Eh, naturalmente eh, ci sono delle, delle criticità che gli, eh, sono connesse. Alla fase di a quei momenti, diciamo, di fasi di eh, lavorazione che vengono svolte a domicilio e sono principalmente due quelle percepite a quelle dichiarate al momento. Una è la perdita del contatto di quelle relazioni sociali che invece si sviluppano quando ci si trova insieme nel luogo di lavoro, ovviamente. Questo avviene quando questa, questa perdita avviene quando il lavoro da remoto è totale, si lavora semplicemente da remoto, ma se invece c'è una forma ibrida. Sì, una mista, certo. Poi è una forma mista, unita. Non ibrido, si perde nulla. Allora non si perde nulla. La seconda è quella dei costi: eh, dei, dei costi di, di energia elettrica, dei costi delle connessioni. Sì. In certi casi anche la dotazione della, delle, dei devices, dei dispositivi che non viene fornita dalle imprese, anche se per la maggior parte abbiamo visto le imprese, eh, più nel settore pubblico mi pare che nel, sì, nel settore privato, sono messe sì. a disposizione dal, dalle, dalle stesse Ecco, dal, da... uh, professore, un altro dato che ritengo interessante no? per dare anche un po' la misura di quanto effettivamente gli italiani poi si sono, mi lasci passare, affezionati al lavoro agile, sarebbero disposti ad avere una penalizzazione sulla retribuzione pur di mantenere questo spazio di lavoro da remoto? Guarda, questo è importante perché è stata un po' una sorpresa. Ecco, eh, circa il 20% dei lavoratori che hanno sperimentato il lavoro da remoto sarebbero disponibili anche a rinunciare ad una parte dello stipendio, cioè avere una diminuzione della retribuzione eh, pur di mantenere questa possibilità che presenta diversi vantaggi. Questo è importante perché è un'applicazione del cosiddetto criterio del willingness to pay, no? la disponibilità a pagare, quanto viene valutato il vantaggio di una certa scelta certo. e, e il vantaggio della scelta eh, di, di, di poter lavorare a casa evidentemente è, è tale da superare il vantaggio eh, ottenuto dalla piena, dalla, da, dalla piena retribuzione. Cioè, ah beh, certo asposti... ma eh, professore facendo poi dei ragionamenti molto basilari ma che poi spesso non si allontanano dalla realtà eh, se per andare al lavoro spendo 200 euro al mese di benzina, me li tolgono dallo stipendio ma non li spendo più, è evidente che insomma diventa una scelta meno dolorosa, mettiamola così. Certo, certo perché ci sono anche risparmi appunto a benzina, a costo dei trasporti. Il pranzo in, in alcuni casi, eh, no? Eh, esatto, eh certo, certo. certo. Tanto, tanto, allora tanto. io ho un'altra domanda che magari professore, eh, prende una piega diversa rispetto al discorso però gliela faccio dopo eh, esserci visti un uh, video in cui il ministro Brunetta parla in questo caso proprio di smart working annunciando o comunque auspicando una grande flessibilità in questo senso tra il settore pubblico e il settore privato noi lo vediamo poi torniamo con il professor Fatto per quanto Bene. riguarda lo smart working abbiamo preso una decisione anche questa straordinaria. Mondo pubblico e mondo privato, eh, lavoro privato e lavoro pubblico adotteranno tutti gli schemi di lavoro agile, lavoro a distanza, già presenti all'interno delle loro regolazioni contrattuali e normative. Quindi il privato utilizzerà... Con questa circolare del ministro Orlando il massimo della flessibilità per garantire sicurezza ai servizi e per abbassare la curva del contagio. La stessa cosa farà il lavoro pubblico, la circolare è immediatamente in vigore per mettere insieme il massimo di efficienza dei servizi alle famiglie e alle imprese con il massimo della sicurezza e con il contributo, come diceva Speranza prima, a eh, come dire, controllare eh, l'evoluzione della, della curva pandemica. Anche questo è un risultato importante. Ecco, la cosa che mi piace sottolineare, professore, è che ancora al momento, e purtroppo questa è eh, la stretta attualità anche in tema di pandemia, di curve di contagio, di bollettini, eh, fa parlare di smart working come strumento per arginare il contagio, sì. ma non ancora come lo stiamo definendo noi o come vorremmo che fosse magari, no? Certo, ma questa è una prova della retratezza con cui si affronta il problema della ristrutturazione dei processi produttivi esatto. e dell'introduzione e dell'assorbimento di innovazione. Ancora stiamo parlando del lavoro agile, del lavoro da remoto, come strumento per contenere il sì. contagio. E allora si dice, ma fino a quando? Sarà per due mesi? Sarà per tre mesi? Sarà totale? Sarà parziale? Ora, noi dobbiamo andare oltre questa dimensione. Lo smart uh, working, cioè l'organizzazione smart del lavoro nuova, è qualcosa che in parte alcune imprese private avevano anche già. Iniziato a compiere soprattutto nel settore terziario dei servizi, eh, possiamo citare Poste Italiane, possiamo citare Unicredit, ma tante altre organizzazioni avevano già introdotto innovazioni tecnologiche capaci di riorganizzare il lavoro. Eh, ora la strada è aperta, abbiamo visto che è possibile remotizzare, è possibile eh, svolgere una parte delle, eh, del, delle mansioni da remoto e quindi bisogna cogliere questa opportunità delle nuove tecnologie per eh, eh, ristrutturare i processi produttivi e quindi l'organizzazione del lavoro. Ma attenzione, qui non si può dire che eh, eh, il lavoro da remoto dovrà essere un 15 o un 20%, dovranno essere due giorni o un giorno. Sono state stabilite anche delle quote in maniera. Assurda, no? soprattutto sì. nel sistema rigido della pubblica amministrazione, perché la quantità di lavoro che può essere svolto dal remoto varia per dimensione di impresa, per settore produttivo: cosa si produce, quali merci o quali servizi si producono, varia per grado di eh, intensità di introduzione di, anno, di, di innovazioni nelle imprese, c'è cioè chi ci ferma soltanto al computer e, e alla predisposizione di piattaforme. Per sì. Ma, ma non introduce tutte le altre innovazioni che sono possibili quindi diverse imprese diversi settori diversi livelli di intensità tecnologica determinano diverse quote di lavoro svolto dal remoto in quella combinazione che vede fasi svolte in presenza e fasi svolte in remoto e vede anche gli spazi dell'impresa perché anche l'impresa risparmiano in energia, eh, in Come spazi, no, come no assolutamente, ne abbiamo eh. avuto eh, prova proprio in questi mesi. Eh, tra l'altro, prima di andarci a sentire invece il Ministro Orlando, sempre per chiudere in un certo modo il cerchio di questo ragionamento che stiamo facendo su smart working, lavoro agile, come viene percepito dai lavoratori, adesso io vorrei aggiungere un altro elemento perché mh, circa un anno fa eravamo usciti dal primo, dal primo lockdown. Ehm, intervistai proprio qui a Nautilus, professore, il sociologo De Masi, che parla di eh, smart working, lavoro agile, via dicendo dagli anni 90. Quindi possiamo definirlo in un certo modo anche un precursore, e definì eh, gli imprenditori italiani. In maniera magari sì, un po' generica e brutale, eh, ancora legati a un retaggio culturale per cui i dipendenti li vogliono vedere in fabbrica, in azienda, in ufficio, se no non si fidano poi della produttività del dipendente stesso. Ecco, noi e l'INAP ha eh, diciamo così fatto un'istantanea sui lavoratori, ma i, i, gli imprenditori. Sono d'accordo a suo modo di vedere. Se volessimo ragionare su questo, sarebbero fautori o detrattori di una istituzionalizzazione dello smart working? Dice a me? Sì. Parola... Eh, lei ha toccato un problema importantissimo che è quello della. Uh, capacità manageriale di ristrutturare l'organizzazione del lavoro perché se l'organizzazione del lavoro cambia perché cambiano i progetti si rompono le vecchie routine e, e questo è il grosso quello che non si riesce a fare soprattutto nella pubblica amministrazione il privato è più flessibile su questo ma eh, lo smart working implica rompere le vecchie routine e trovare nuovi processi per e offrire servizi ai cittadini, sia quelli che si vendono sul mercato, sia a quelli che fanno parte della pubblica amministrazione. Questo comporta una grande capacità di manageriale di eh, innovare nei rapporti che si hanno con eh, il, eh, la forza lavoro, con i lavoratori. Eh, significa ah, trovare nuove forme di. Eh, misurazione del, del risultato perché non si tratta più di vedere la permanenza o la singola mansione eseguita ma si tratta di fare eh, perno su un lavoro di gruppo con diverse funzioni e quindi di fase in fase valutare il risultato secondo nuove forme di leadership eh, la uh, struttura mh, Gerarchica, diciamo il rapporto gerarchico del datore di lavoro che sta sul fiato, sul collo del lavoratore per vedere se è presente nel lavoro, non esiste più in questa dimensione. Quindi bisogna trovare nuove forme di leadership, non, non, non dico di controllo, ma di. Capacità di, di traino, di coinvolgimento, del, soprattutto dei teams, del, del lavoro di squadra, eh, nel risultato. Si tratta di organizzare anche all'interno dell'azienda gli spazi in maniera diversa, non attribuire più gli spazi agli individui. Ma attribuire le funzioni per cui lo stesso spazio a rotazione può essere utilizzato per diverse funzioni, riunioni di gruppo, riunioni con esterni, colloqui individuali, eccetera, senza che ci sia diciamo, la singola scrivania su cui si svolge sempre la presenza, con sedere sì. a alla sedia per otto ore lavorative al giorno quindi è chiaro, i manager è hanno la possibilità di questo punto uno di risolvere questi problemi anche di stimolare la relazione sociale tra i lavoratori la creazione della cultura impresa in senso di identità attraverso nuovi strumenti e secondo di fare un uso intenso delle nuove tecnologie abbiamo manager capaci di padroneggiare le nuove tecnologie per applicarle a cambiare i processi produttivi, migliorare produttività e migliorare la qualità del lavoro. Noi abbiamo parlato spesso di necessità di formazione dei lavoratori, formazione digitale dei lavoratori, però il problema anche della formazione manageriale dei, dei, dei managers, della formazione a pianificare attraverso le nuove tecnologie, nuovi strumenti di organizzazione del lavoro, di controllo, di misurazione della qualità, eccetera, rappresenta un grosso problema. E ovviamente ci sono imprese, aziende che sono più avanti. E eh certo, questo... chi deve recuperare terreno? Eh, evidentemente... Un'indagine eh. del, del, un della Federal Manager, se non mi sbaglio, che diceva che si avrebbe, si avrebbe un 12% di incremento della produttività come conseguenza di investimento in formazione manageriale. Eh, sì, è e' è anche questo è un dato un che rafforza che... esattamente il suo pensiero siamo in chiusura volevo sentire le parole di Orlando lo facciamo parla dell'accordo eh, sul protocollo per il lavoro agile nel privato un'ultima battuta col professore e chiudiamo questo primo blocco di Nautilus Orlando il lavoro agile il cosiddetto smart working è cresciuto molto durante la pandemia ma al di là dell'emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro, anche nella quotidianità, anche nella normalità che speriamo di riconquistare al più presto possibile. Per questo, abbiamo voluto siglare un accordo che disciplinasse i nuovi problemi che questa modalità organizzativa del lavoro pone con tutte le parti sociali. Oggi è arrivata la firma eh, di tutti i presenti al tavolo, di tutte le forze sindacali, di tutte le forze imprenditoriali. Il eh, protocollo che indirizzerà la contrattazione collettiva definisce alcuni punti saldi, eh, il diritto alla disconnessione, quindi al, dei, al riposo dei lavoratori, il diritto a vedere garantiti alcuni trattamenti che vengono assicurati con il lavoro ordinario, il diritto alla sicurezza, le modalità attraverso le quali garantire la sicurezza dei dati che vengono utilizzati. Tutti elementi di grande rilevanza, di grande importanza, che, questo è un fatto molto importante, sono stati disciplinati attraverso il metodo del dialogo sociale, cioè attraverso la convergenza di posizioni diverse che sono arrivate a disciplinare, a definire un quadro che potrà essere la base anche eventualmente per interventi normativi e sicuramente il punto di partenza per la contrattazione. Credo che sia un fatto positivo perché dà una risposta a delle domande che si sono poste in questi mesi. Ma credo anche che sia un metodo da proseguire, da riutilizzare, perché di fronte alle sfide importanti che abbiamo di fronte è davvero importante creare il massimo della coesione, dell'unità, della convergenza degli interessi eh, in vista di un punto di equilibrio che corrisponda all'interesse di carattere eh, generale. Questo lavoro è andato nella giusta direzione, io credo che sia la direzione che dobbiamo continuare a seguire. Ecco, professor Fadda, um, mettendo in parallelo le due dichiarazioni che abbiamo visto, quella di prima di Brunetta e quella d'adesso adesso d'Orlando, mi salta subito all'attenzione, all'occhio il fatto che Brunetta parli di smart working e non di lavoro agile e lo faccia, come abbiamo detto, come strumento per arginare. La pandemia Orlando parla di lavoro agile, non dice mai smart working. E ne parla, almeno le do la mia interpretazione, poi mi dirà lei: ne parla con l'intenzione di vedere il lavoro agile come prospettiva per il futuro e quindi andrà normato. E quindi andrà pensata la pausa caffè, fatta però tra le mura domestiche, il diritto alla disconnessione. Mi sembra più, e non sto ovviamente esprimendo giudizi di valore né su Brunetta né su Orlando, però mi sembra più questa la via, quella della consapevolezza di affrontare un tema che ha determinate caratteristiche, che esige determinate peculiarità e che ha anche ovviamente determinati investimenti. Sì, guarda, eh, ho, ho visto anch'io questa differenza. Ovviamente il ministro del lavoro focalizza. Eh, certo la sua attenzione sugli strumenti per definire e regolare il rispetto di alcuni diritti, la garanzia di alcuni diritti certo. dei lavoratori ed è giusto che sia così. Ma eh, questo mi porta a dire che la prospettiva dello smart home, cioè della rottura delle vecchie routine in cui il lavoro è organizzato in vista di una irruzioni di nuove tecnologie che cambiano veramente come ho accennato, si potrebbe eh fare sì. un discorso ancora più approfondito in modalità di lavoro, lì secondo me sono presenti, devono essere presenti queste due componenti. Una è la mh, eh, regolamentazione della tutela di alcuni diritti fondamentali che sono stati menzionati, sì. eh, che devono in alcuni casi essere ancora definiti come i tempi della disconnessione, ma anche lì c'è flessibilità perché ci sono imprese, aziende, realtà che eh, stabiliscono un orario continuo di... Di connessione di ore di, di connessione a sequenza continua, altre che invece stabiliscono un eh, diciamo che vengono chiamate core hours un noccio mm. di connessione eh, garantito, e poi lasciando la libertà di organizzare l'altro, il tempo rimanente il residuo di lavoro con connessione a discrezione. Ci sono invece esperienze più rigide, ma insomma, una certa tutela per definire il la, la sicurezza sul lavoro, la, um, anche le, le, se gli incidenti eh, domestici siano equiparabili, gli incidenti del lavoro Piano, fatto a domicilio sono equiparabili al lavoro no. in fabbrica, eh, lo straordinario se si possa fare oppure no, i buoni pasto se ci debbano essere oppure no, queste sono tutte questioni che potrebbero essere regolamentate in una cornice di tutela dei diritti, sì. ma poi ci dovrebbe essere la massima flessibilità lasciata a ciascuna unità produttiva. Questo vale sia per il privato sia che per il pubblico, perché ci sono aziende pubbliche unità della pubblica amministrazione dove si è andate molto avanti nella uh, introduzione degli schemi di nuova organizzazione smart del lavoro e altre in cui si, si è più arretrati anche perché certe eh, le penetrazioni delle nuove tecnologie hanno raggiunto livelli diversi in diverse strutture, e quindi lì una flessibilità dipende dalla mh, gestione, appunto. Efficiente delle aziende a determinare quanto e come sia lavorare. Ma prendiamo l'esempio che lei citava della scuola. Eh. Eh, se la, la, la... La DAD è stata mettersi davanti al computer e fare la stessa lezione, ma non è così, ormai si sta sviluppando una serie di approfondimenti sulla cosiddetta edutech, tecnologie dell'educazione, che comportano l'uso di strumenti informatici come materiale didattico, questo è molto avanzato nella matematica, però anche nelle, 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 nelle scienze cosiddette um, umanistiche. Come no, certo con l'applicazione di, di altri strumenti audiovisivi che possono essere inserite nell'attività didattica e forniti come strumento di apprendimento ma niente di questo c'è stato no. e invece probabilmente senza passare diciamo dal bianco al nero cioè da tutto in presenza o tutto in, in distanza tutto a distanza anche nella didattica ci potrebbero essere momenti di Ehm, di didattica affidati ehm, l'utilizzazione di strumenti informatici e di strumenti certo. visibili come elementi sostitutivi della, eh, de della predica, diciamo. Certo, no? certo assolutamente, quel metodo misto che poi da molti anni eh. già è visto e individuato come anche il futuro della somministrazione della didattica, in parte frontale, in parte mantenendo delle piattaforme di riferimento a distanza. Professore, ho terminato tutti i minuti a disposizione, sono però contento del risultato di questa Grazie. nostra chiacchierata. Credo no, di aver dato insieme Grazie. a lei un riscontro valido e realistico di quel che sta succedendo nel nostro Paese dal punto di vista dello smart working, forse meglio dire lavoro agile. Grazie al professor Grazie. Sebastiano Buonasera. Fadda, presidente di INAP. Grazie Buonasera. al professore ancora. Grazie. Buona serata al professor Fadda, noi ci prendiamo un momento di respiro che poi corrisponde al nostro spazio pubblicitario, poi torniamo per andare nel metaverso.